Con Pietro Di Stefano parliamo anche di ricostruzione pubblica. Lei ha un punto di vista privilegiato perché lavora fuori dall'incarico politico e amministrativo al provveditorato appunto delle opere pubbliche. Da un lato una struttura come il provveditorato che impegna, che propone progetti, che lancia e annuncia bandi. Dall'altro la versione comune che gira, che è quella di una ricostruzione pubblica bloccata. Quale delle due realtà è vera? Ma probabilmente sono vere ambedue, nel senso che la ricostruzione pubblica non è bloccata. È vero anche che ci sono gli annunci, ma come spesso dico io, tra l'annuncio, cioè l'inizio di un procedimento, e la concretizzazione dello stesso, nel senso che il cittadino si rende conto, per la normativa che abbiamo passano 2 o 3 anni. Questo è, per fare un esempio, i 4 cantoni, 3 sono privati, uno è pubblico, quello della biblioteca, ce l'ha il provveditorato per pubbliche, per arrivare all'incarico di progettazione esecutiva si è dovuta andare fino al Consiglio di Stato e adesso dovranno fare il progetto, dovrà essere fatta la gara, dovrà essere fatta l'aggiudicazione e quindi passerà ancora del tempo. Come vedete, l'iter è lungo. Perché questo? Perché all'Aquila e perché è così in Italia? Perché abbiamo una legge che comunque è fatta in questo modo. Ci stanno mettendo le mani con la legge delega e quindi si è delegato il governo alla riforma del codice. Quello che mi sono posto io come problema è se qui all'Aquila, una città colpita dal sisma, potesse essere giusto cambiare la norma anche per gli appalti pubblici o meno. Spesso l'abbiamo detto, non abbiamo molto insistito perché altrimenti passavamo come quelli che chiedono sempre deroghe, 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 però avevano una certa sostanza. Cioè, se situazioni come quelle della biblioteca, che ci vogliono ancora 2 anni e saremmo a quasi 10 anni dal sisma, tutte le strutture per la messa in sicurezza, la tenuta di quel palazzo, dopo 10 anni avranno bisogno di qualcosa, di manutenzione, di altro. Chi se ne occuperà? La parte pubblica, perché a quel punto il comune cessa di intervenire perché non ha più né competenze né fondi. Ma soprattutto in un centro urbano dove è tutto ricostruito, quando ci sono situazioni come quelle che vivono ancora nella loro precarietà, costituiscono pericolo urbano e degrado urbano. Ecco perché bisognava introdurre elementi di velocizzazione, almeno per i centri storici. Noi abbiamo provato a dirlo e questo non si è potuto fare, ora non ci resta altro che lavorare, impegnarci, ma certamente questa è la verità. Ecco, lei ha citato un'incompiuta, la Biblioteca Tommasiana, tutto l'aggregato, io ne cito altre due, il Duomo e la Chiesa di Santa Maria Paganica. A che punto siamo e qual è la peggiore di queste tre? Ma siamo al punto, dunque, il Duomo comprende sia il Duomo che l'Arcivescovato. L'Arcivescovato è un aggregato che va con la procedura privatistica, ce l'ha la soprintendenza. Io ho letto una soprintendenza che mi ha dato un'ulteriore nota, anzi ha ribadito la richiesta di integrazione del progetto per l'ennesima volta ai progettisti, e se non arrivano quelle integrazioni non può uscire e quindi non può andare a contributo pur noi avendo i soldi. E questo è un grande cruccio perché la piazza, come dire, Piazza Duomo, tutti gli edifici che affacciano su Piazza Duomo sono tutti finanziati, è rimasto soltanto sia il Duomo che l'Arcivescovato e quell'aggregato lì. Ecco, bisogna correre anche con queste cose, i progettisti devono darsi da fare un po' di più. Il Duomo è un altro ragionamento, il Duomo invece è un intervento di natura pubblica, lo diceva l'articolo 4 del 39 convertito in legge con la 77, lo dice anche oggi l'articolo 11, dice che sono interventi pubblici. Chi se ne occupa? Se ne occupa l'ufficio periferico della soprintendenza. E quindi è la soprintendenza, anzi la legge dice l'ufficio periferico del MIBACT, che poi abbiamo acclarato essere la soprintendenza unica. La soprintendenza, come dice la legge, dovrebbe acquisire il progetto redatto dai privati affinché possa immediatamente andare al recupero del Duomo. C'erano 10 milioni, 9 sono stati riprogrammati lì dall'allora direzione regionale beni culturali, ne è rimasto uno, noi spingiamo subito per la delibera CIB che rimetta lì tutti i soldi. Quale mi preoccupa delle due? Cioè, certo, mi preoccupa più il Duomo per tanti motivi. Uno perché l'ho vissuta, la vivo ancora con un malessere interiore, perché tutte le chiese dell'Aquila, e non solo le chiese, anche i palazzi, gli sono state fatte coperture di protezione. A una sola non è stata fatta, il Duomo. E ancora oggi sono a chiedermi il perché il commissario delegato ai beni culturali lì non volle coprire quella chiesa. E il degrado, come quello che avete visto
fatto vedere voi, è avanzato molto. Io credo che lì bisogna iniziare il prima possibile per questa enorme ingiustizia che si vive lì sul Duomo. Certamente sta peggio che Santa Maria Vianica, che invece è anch'essa un grande degrado. Però il Duomo ce l'ho più vicina, perché è la cattedrale di San Massimo, è il protettore dell'Aquila e affaccia proprio su piazza del Duomo, che prende il nome proprio dal Duomo. Ecco, lì bisogna camminare, bisogna correre, bisogna che si acquisisce il progetto come scritto nella legge e che si parta subito con gli appalti pubblici.